Sound è il primo programma di accelerazione totalmente dedicato al mondo della fintech e dell'insurtech. L'obiettivo e il risultato che abbiamo raggiunto, e ne siamo veramente molto felici, è stato quello di portare ad un livello di crescita, di supportare queste startup nella crescita nell'arco di 6 mesi attraverso un programma molto potente in termini di mentorship, di advisorship su tutti gli ambiti che potevano essere rilevanti per la crescita di queste startup che oggi hanno un livello di consistenza davvero importante, non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Ma la sfida per le startup nel mondo del fintech ma anche dell'insurtech, che poi alla fine sono insieme, è proprio quella di dare centralità all'utente, al cliente, come si suol dire. Abbiamo creato questo programma per consentire alle startup che hanno partecipato di acquisire maggiore consapevolezza sui propri KPI, le proprie metriche, confrontandosi con gli esperti del mercato. L'idea è che un'azienda che sta crescendo, che sta diventando azienda, non ha bisogno di un asilo dove essere sempre inserita, ma semplicemente un posto dove andare a prendere quello che gli serve nel momento in cui gli serve. L'organizzazione è fondamentale, i tempi vanno sempre tenuti sotto controllo, tutte le start-up hanno esigenze diverse, hanno una grandissima energia. All'interno del percorso di accelerazione affrontiamo e risolviamo i temi negoziali e contrattuali in modo chiaro. Vogliamo essere il referente sia per i soci che per gli investitori, all'interno del processo di investimento e all'interno del processo di accelerazione. Uno degli obiettivi era quello di migliorare l'execution dei nostri start-upper e per farlo abbiamo ottenuto delle verifiche periodiche su dei KPI in modo da aiutarli a raggiungere i propri obiettivi. Per avere successo non basta soltanto l'idea, ma è importante il modo con cui viene realizzata l'idea e noi siamo a fianco agli imprenditori per farlo. Nella fase finale ne abbiamo viste circa 50, un po' più di 50, all'interno di queste 50 ne abbiamo scelte 20 che hanno partecipato al primo, diciamo, momento di selezione. Da queste 20 ne abbiamo poi scelte 10 che hanno fatto i primi 2 mesi del periodo di accelerazione e da queste 10 poi ne abbiamo scelte 6 che hanno continuato fino ad oggi e che vogliamo portare avanti e in cui siamo entrati con il nostro capitale. Sicuramente è un programma molto impegnativo perché impone circa ogni 2 settimane una verifica puntuale dei traguardi raggiunti. Però questo ti obbliga anche a fissarti degli obiettivi puntuali, precisi e ovviamente aiuta anche la tua startup a svilupparsi più velocemente. Il programma Magic Wand all'interno di Digital Magics è stata un'esperienza unica che ha creato all'interno di Diamantec un grande valore che ci ha permesso di apprendere al meglio come gettare delle basi solide per creare una città di successo. Condivisione dell'esperienza, aver vissuto in prima persona dei percorsi ha aiutato a farli nostri prima e quindi accelerare quell'acquisizione e quella conoscenza necessaria per sviluppare al meglio il nostro progetto. La possibilità di avere informazioni e conoscenze da 2 mondi fondamentali, quello del digital e quello della finanza, è stata un'ottima opportunità. Grazie al supporto tecnico di Digital Magics, quindi alle competenze, al know-how che ci hanno trasmesso durante questi mesi, siamo riusciti a consolidare la nostra idea imprenditoriale e a trasformarla in realtà. Facciamo startup, è il lavoro più bello del mondo, ma anche molto difficile, soprattutto nel fintech in Italia. In questo Digital Magics ci ha aiutati perché ci ha aiutati ad andare al tavolo di discussione direttamente con i decisori delle banche. Magic Wand è un'occasione che poche startup hanno la fortuna di avere, perché la selezione è durissima, però poi vieni ripagato dal vedere il tuo sogno prendere forma. La bellezza di Magic Wand è stata anche quella di trovare e lavorare con 10 importantissimi partner nell'ambito appunto del settore del fintech e dell'insurtech che hanno creduto in noi sin dall'inizio e ci hanno accompagnato anche concretamente, anche con il loro contributo, con il loro lavoro in questi 6 mesi di supporto e di lavoro insieme a queste startup che davvero oggi nel panorama italiano e direi anche internazionale sono veramente di tutto rilievo.